Ciao a tutti ragazzi, sono Dan e benvenuti nella 1347esima puntata di Eurotruck Simulator 2. Allora, è lunedì mattina, sono le 4, abbiamo sistemato. Veramente. Ma veramente sta cosa qui mi dice. Cioè, ho riavviato il gioco e funzionava. Ho riavviato il gioco, ora non va più. Io non lo so, sono senza parole. Provo a riavviare ancora una volta. Ok, tacci va là che forse siamo riusciti a farlo funzionare. Ho semplicemente riavviato il gioco, non ho fatto nulla di più, nulla di meno. E niente, allora, siamo ritornati con questo camion, per adesso andiamo con questo. Come vedete. Perfetto, il freno motore non funziona, come potete vedere. Continua a scalare, a cambiare. Io mi fa diventare matto Eurotruck ultimamente. Veramente, non. Sarà che sono rimasto troppo tempo senza adoperarlo. Che gli ho dedicato poco tempo. Che. No, insomma, non funziona più niente. Niente. Cioè, va tutto male. Non c'è una cosa che funziona come dovrebbe. Una. Qualunque cosa guardi c'ha dei problemi. Sotto qualunque punto di vista, tutto, tutto, tutto. No, non lo so. Vabbè, andiamo a prendere le nostre semirimorchi e poi carichiamo per andare verso nord. Vedremo un attimino dove andare. Adesso che abbiamo in teoria tutta la mappa, sta a vedere che appena apro la mappa crasha il gioco. Ci manca anche quello. Perfetto. No, io non sono più abituato a avere solo il trattore. Picchiate e inchiodate. Allora, no, il garage è più avanti. Questo è un 5 e 20, 80. 5 e 20 mi sembra che ci sia scritto. Non ne sono 100% sicuro, ma mi sembra un 20. Ok, là c'è il nostro semirimorchio. Ho ripreso lo stesso, ho deciso se prendere il portacontainer o questo. Alla fine sono andato per questo, che sono sicuro che funziona. Il portacontainer in teoria è originale, però non si sa mai, sapete, quando si hanno quei presentimenti. Ecco, allora questo fino a ieri l'abbiamo usato. Perfetto, mettiamo la radio e lo usiamo anche oggi. Fino a ieri, nel senso fino all'ultima volta funzionava. Non vedo perché ora non debba funzionare. Agganciati sesamo, perfetto. Il camion si impegna un pochettino. 5,20, sì, mi sembra un 2. Carichi, vediamo un attimino dove ci mandano. Non so che città nuove abbiano messo. Tipo Istanbul credo sia nuova. O tipo, non so se ne abbiano messe nuove. Queste qua forse sono nuove. Qua forse si capisce meglio dalla mappa. Che il fiume non me la ricordo assolutamente. Catania credo sia nuova. No, Catania forse no. Questi sono credo nuovi. Potremmo andare a fare un giro là un giorno. No, questi forse c'erano qua. Sì, sono abbastanza sicuro che ci fossero. Questa zona qua che la conoscevo abbastanza bene. Non mi sembra sia cambiata di una virgola. Qua è cambiato. Questa è nuova. Damunoyo, Kittila in teoria già è nuova. Tutta questa strada qua è nuova. No, forse non. Sì, forse tu. Questo deve. Dopo questa parte qua deve essere tutta nuova. Questa no, in teoria c'era già. Qui. Oh, qui è nuovo, credo. Io mi ricordo, non mi sembrava ci fosse così tanta roba. Ah, questa ora che ci penso forse sì. Non me la ricordo. Potrebbe essere sempre stata. Boh, diciamo che adesso allora come obiettivo. Questa forse anche c'era già. Come obiettivo ci poniamo di arrivare tipo qua. Quindi, guardiamo appunto dai carichi. Di andare verso Padova già può essere una buona destinazione. Perché ci porta abbastanza su. Oslo anche.
Io prendo il traghetto, arriverei qui, poi magari facciamo sto... No, ma sto giro ci vuole tanto a farlo. Evitiamolo un po'. Questi penso siano tutti più corti. Milano, Venezia, Lione, Palermo, Romania. Satu Mare, mai sentito? Satu Mare! Cos'è Veneto? No, boh, optiamo per il Padborg, che è una buona scelta, saggia. Perfetto, partiamo a metà manettina. Andiamo a caricare probabilmente dall'altra parte del mondo. Mi basta il tempo perché prima che arrivo là magari mi scade il carico. Infatti un'ora. Non ci arriviamo mai più. Però per fare le cose fatte bene, ora vi insegno che si fa così. Così si apre la mappa e si mette il navigatore. E si va dove bisogna andare. Altrimenti scade il carico e mi arrabbio perché poi non arrivo qua e non c'è più. Invece così nessuno si arrabbia, non succede niente. Rispawniamoci fuori. Tipo qua. Perfetto. Cos'era? Retarder? Sì. E almeno siamo già arrivati, non rischiamo che ci scada il carico. Apriti sesamo, grazie. E carichiamo sti 50 quintali di non so manco che cosa sono, non me lo ricordo più. Vaccini, perfetto, portiamo i vaccini. La marcia me la metti? Grazie. Cos'altro dire? Niente. Comincio ad avere un po' di mal di gola. Dal parlare, no? Da altre robe. Perfetto, mettiamolo qua. Dovrei anche mettere la mod della grafica. Ora che vedo un po' di sole riflesso, a parte che sole dove vedo il sole, non lo so. Carichiamo. Siamo leggeri, però il carro del semirimorchio lo abbassiamo. Abbiamo 4 ore e 16 di guida, facciamo venire le 5, che sono le 4:56, vero? Sì. Facciamo venire le 5, che c'era già scritto. Così abbiamo la pausa fatta tutta, abbassiamo il carrello del rimorchio, abbiamo detto. E partiamo, abbiamo un bel po' di strada da fare. Ora ci guardiamo un pochino la strada che ci consiglia lui se va bene. Questo è quello che abbiamo fatto l'altro giorno, no? Questo che abbiamo fatto l'altro giorno, ma manco. Perché ora con la promozione è cambiata. Questa è quella che odiavo, vero? Sì. Tante parti sembrano nuove. Bah. Credo che abbiano messo tante città in più di qua, eh. Non mi ricordo tutto sto macello. Comunque non mi sembra che mi mandi in dei posti sbagliati, quindi ok. Non abbiamo un camionetto piccolino, quindi è leggero, non dovrebbe essere un viaggio faticoso. Dovremmo andare lisci, lisci come l'olio. Per quanto riguarda camion e rimorchio, non dovremmo avere problemi. Perfetto, dai, ce la fai, Scania, a ripartire. Mamma mia, lento come la Quaresima sto cambio. Del gioco in realtà è molto buono lo Scania Opticruise. Ho sbagliato, ho messo la freccia di là, devo andare di qua. Ma l'ho messa con la tastiera. Non sapevo neanche più che tasto fosse per metterlo, l'ho premuto per sbaglio. E via. Penso che dopo di questa qui farò un'altra sessione di registrazione, un'altra puntata, registrerò un'altra puntata e poi basta. Poi non ho più voglia. Essenzialmente, dato che domenica è l'unico giorno che ho libero, non mi va di buttarlo via tutto solo track. Cioè, l'unico che ho libero. A dire il vero, questa settimana anche il sabato, ma ho avuto degli altri impegni. Quindi, la domenica. È che arrivo qui io che viene verde, vero? Ora che ho frenato, sì. Ok, scusate l'interruzione. Perfetto. Non mi ricordo più cosa stavo dicendo. Ah, forse che dopo questa registrerò ancora una puntata. Forse sì. Vediamo un pochettino dove arriviamo oggi. Se riusciamo a uscire dall'Italia, secondo me siamo già mezzi fortunati, eh. La corriera io ci passo davanti.
Perfetto. E via che prendiamo la tangenziale in teoria, né? Sì. Un po' di retarder. Dobbiamo arrivare addosso a questi veicoli. Ancora un po'. Perfetto, ora basta. E ora si accelera. Freccia. Freccia, serve? No, non serve. Non mi direi che... Perfetto, dobbiamo già prendere il casello. Vabbè. Lecco, io devo stare di qua. Sento mi dà tanto. No, a parte che... Sì, forse sì. Non so bene dove mi faccia stare. A parte che il telepass è di qua, vediamo di sorpassare questo così ci buttiamo il telepass. Facciamo una staccata al casello. Non sono più abituato a vedere. Wow, contemporaneo. A lui gli si apre prima però. A me no. Io guarda dritto. Torino-Venezia. Ah beh, pensavo di andare sul dritto, invece no, prendiamo l'autostrada, andiamo un pochino di là. La A4 dovrebbe essere, ovvero Torino-Venezia. Torino, ovviamente. Sì, A4. Andiamo per Torino. E nada. E andiamo su di qua. Guarda che Rebighi ci va a fare. Rebighi, non so se è una parola italiana. Nel caso non sia, è un dialetto, nel senso. Nel caso è, vuol dire rigiri strani. Giri strani. Cioè, non sono più abituato a guidare il camion, solo road track. Dobbiamo anche far gasolio. Come al solito. Non ne troviamo mai un distributore che costa poco. Magari adesso con la promozione sono un po' variati. Avariati. Allora, per quelli che mi chiedevano delle mod che uso per le editoriali. Ora finalmente ce l'ho, dovrei averle perlomeno. Vediamo tipo una città a caso, sì. Vedete? Ora ho quello della Promoz Trail and Company Pack. Qui c'è un altro casello. Ah, insopportabile veramente sta storia con tutti i caselli. Promoz Trail and Company Pack, che mi dà anche l'editoriale, appunto le companies. Allora, mettiamoci a sinistra. Casello per fare uno svincolo. Ho pagato lo svincolo io essenzialmente. Non ho capito bene. Boh. Vabbè, cominciamo a rallentare. Qui c'è un bel Volvo. Ciao. No, potevo stare anche più a destra, però vabbè, ormai sono qui, sto qui. Ok, perfetto, ci hanno messo tutti i New Jersey per evitare incidenti, non lo so. Tanto poi li fanno qua, ancora peggio forse. Ok, mettiamoci a destra. Qui siamo in tangenziale a quanto pare. Non lo so, ci sono cartelli di tutti i colori, bianchi, verdi, rossi, blu. Tutti i cartelli ci sono. Quindi facciamo finta di non sapere dove siamo, che è anche la verità. C'è un sonno. Gli effetti della domenica mattina si fanno sentire. Ok, siamo già in dodicesimo, io volevo cambiarmi tra la tredicesima, non so. Un'altra mensilità. Ma una volta non c'era scritto la temperatura lì, no? Me lo sono sognato? Può essere. In teoria è tangenziale. Perfetto, vediamo un pochettino. Torino, perfetto. E niente, cose da raccontarvi? Boh, probabilmente ce ne sarebbero tante, al momento non me ne sovvengono neanche più di tante. Stavo pensando come programmare i video, potrei fare... In base a quando ho programmato l'ultimo, non mi ricordo quando l'ho programmato. Potrei guardarci. Ecco, ho anche il telefono sotto carica. Sono costretto a distrarmi parecchio per arrivare a premere i tasti. Cioè, a premere i tasti. A usarlo. Perché in base a quando ho fatto l'ultimo, ne faccio uno ogni 2 giorni. Almeno evito di fare troppi video o troppi pochi. Arrivati a Berna, era questo? No. Mi sa di no. Mi sa che ne avevo fatto un altro dopo. No, 1344 era questo l'ultimo. Guardiamolo su YouTube. Cioè l'ultimo. Per voi non è l'ultimo. Per me quando ho registrato sì. Questo qui è uscito in seconda corsia. Tranquillo lui.
Non mi fa anche frenare. Ecco, bravo, vattene di là. L'ho caricato il 19 ore fa, quindi sabato. Caricato sabato, posso fare il domenica, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, domenica. Quindi probabilmente questa sarà l'ultima puntata e se i conti che ho fatto sono giusti, quello è uscito sabato. Domenica, lunedì, ho detto buona domenica nel video, poi l'ho uscito lunedì, pazienza, quando avete visto il video lunedì che ho detto buona domenica, vale per la prossima domenica, vale per la prossima domenica, qui c'è un mezzo incendio, c'è un po' di macello, perfetto, e abbiate pazienza, mi sono un po' inconfusionato. Quindi lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, oggi dovrebbe essere venerdì. Se non lo è, pazienza. Se lo è, buon weekend. Vi auguro un buon weekend. Per chi non lavora, non lavora. Per chi lavora, buon lavoro. Per chi lavora solo sabato, dai, mezzo ci sta. Io non so, vedrò un pochino cosa mi dice il mio capo. Se ha bisogno che vada sabato, domenica, notte, giorno. In genere la domenica no. Domenica dipende. Un giorno mi ha lasciato a casa il giorno di sa. Di sì, sa. Di Ferragosto. Di qua piove per caso? No, perché vedo tanto brutto il tempo. Ci fermiamo qui. Mi ha lasciato il ca. Nonne! Qui mi voglio fermare io. Cosa avevi capito? Sì, ma qui non è un parcheggio. Vero? No. Mi ha lasciato a casa il giorno di Ferragosto? Sì, forse. Sì, là c'è un camion. Il giorno di Ferragosto mi ha fatto andare la domenica. Il Ferragosto era sabato, mi ha fatto andare la domenica dopo. Grazie. No, vabbè, fate gli scherzi. Ok, lui è nello stop. Non credo. Beh, comunque se c'è io mi accodo a lui. Cioè, nel senso. Cioè, allora non potevo affiancarmi a lui anch'io. Va bene ragazzi, direi che per questa puntata può essere tutto. C'è un cottero qua che gira, un coleottero, un fenicottero, un idrocottero che gira. Io vi ringrazio per la visione. Aspetta un po' che io c'ho tutto spento. Ecco, così è un pochino più bellino da vedere il camion. Dai, è tutto. Ciao a tutti.